persone, dopo un'ora e mezza, due ore, ancora che ci stanno questi vetri che votano i pellegrini, le persone che stanno là, ma questo lavoro lo fanno loro, il suo padre e con capito loro, ti raccolgono fiori e vino. Chi è più bravo a suonare? Chi è più bravo a cantare? Ognuno tiene i calzoni. Però ci sta pure chi deve portare la canetta in cuore. E lui è uno che di queste cose ci mette in cuore. Quindi il 6 di giugno quest'anno capita, perché la festa dell'avvocato, sta scritto là in, ad amore, si accatta i bagni e si scassa con l'avvocato. Che la festa, i bagni è un'altra festa che si svolge a Smale che bene, che bagna scopati. E si va all'avvocato, un'altra festa. E quindi vi invito a tutti quanti. È la festa da Muriale. Ah, dopo venire. Signor Sword che dopo, è stato sulla NASA Bogna. E la festa era così. Però noi cerchiamo di farli. A pranzo non votate, cerca di integrare. E si da fammi capire, tu signore che fa. Ripeti, chi se raccoglie? Il signore raccoglie i petri di rose. Raccogliamo i petri di rose. Allora ci sono tre giorni dal venerdì alla domenica. Il giovedì si raccogliono foglie di misto. Per rinfrescare. Guagliù, sta parlando Maronna. Per rinfrescare i petali. La domenica verso mezzanotte si iniziano a insaccare questi petali nei sacchi, i famosi sacchi di gravone che si usavano prima. Di gravone? Brava. Lucca Fè. Poi si portano sul sentiero, vengono caricati dai muli e si portano su questo monte avvocato. Là sopra noi partiamo da Cava. Okay. E come va? Pure noi. Pure noi. Allora, poi là sopra ci abbiamo una stanza apposta, li rinfreschiamo, li apriamo di nuovo, li facciamo arieggiare. Poi si riempiono le sacchette, circa 200-300 sacchette, diciamo così, le sacchette con cim piccoline. Comunque, ogni sacco di quello... Poi ti mando un video. Un quintale e mezzo, due quintali. E durante la processione la Madonna esce con i fiori e si ritira con i fiori. Io venni in anno a fare la cosa all'avvocata e ripresi proprio la processione con il rosso che veniva nettata in coppa. Comunque ci tenevo a dire, la tradizione della zampugna, della ciaramella a cava, che era molto vasta, è nata proprio da Tramonti. Tu forse hai saputo un certo Pascal Uruzil, il nome no. Erano padre e figlio Luigi e Pasquale, erano suonatori di zampugne. Dice che a Campinola ci stava una grotta che ci stava e là sotto facevano pure i can, le ance. Sì, non la canna che si fuma, le ance. Allora prima non c'erano tante esperienze come adesso, la cera, che gli spago si incera con la cera, dice d'ape, diciamo, chi le prima pigliava l'aglio, cioè proprio a tipi. E questi avevano portato la tradizione a cava. Sempre perché Tramonti fa salsa. Perché prima Tramonti Cava era un'autostrada. Chiudiamo parenti. Pensa che oggi portato un'amica in Napoli a Scifelli, vicino a Casamari, e non sapevi, ci fatto avere il convento che ha aperto a Sant'Alfonso Miliati di Cuore, pure da me. A Scifelli. L'ho detto anche a quarta rete. La zampugna a cava è nata tramite, diciamo così, Tramonti. Dei pastori, no? Che poi dopo Walt, lo sanno in te, se non trovano una pastore da cava, pastori di Tramonti. E facevano in gruscio. Grazie a voi.